chi non le ama ne critica il peso, le dimensioni e il consumo elevato. Tuttavia, nessuno può contestare che le SUV siano comode, offrano notevoli capacità di carico e che, grazie alla loro robusta struttura e alla trazione integrale, garantiscano sicurezza e versatilità. Ma le SUV cosa sanno fare in più di un'auto normale? Per verificarlo, abbiamo preso 5 modelli di dimensioni medie e li abbiamo portati all'Isola d'Elba, mettendoli a confronto in una gran varietà di situazioni, dall'asfalto alle piste piene di buche, dalle pietraie alle salite al limite del ribaltamento, tutto con gomme rigorosamente di serie. Su strada, la Renault Koleos si fa apprezzare per la maneggevolezza e la guidabilità. Anche la Freelander 2 si dimostra a suo agio, grazie allo sterzo pronto e alla dolcezza del cambio automatico. Un po' più impacciate la Chevrolet e soprattutto la Kia, appena sostituita dal nuovo modello. Sterzo duro e un po' lento per la Citroën. In fuoristrada, la Land Rover dimostra una netta superiorità sulle concorrenti. Le sospensioni e il sofisticato sistema Terrain Response ne ottimizzano il comportamento su ogni tipo di fondo. Anche la C-Cross R se la cava bene, nonostante l'altezza da terra limitata. Molto meno efficaci la Koleos e la Captiva. Curiosamente, la Sorento, l'unica con le marce ridotte, è la meno agile. La Freelander 2 svetta pure sulla sabbia. Non la fermano neppure i fondi più cedevoli e insidiosi. Anche Chevrolet Captiva e Kia Sorento se la cavano dignitosamente. Più in difficoltà invece le francesi, in particolare la Renault. In autostrada la Land Rover è ancora una volta la migliore. Bilanciata e confortevole, viene battuta ai punti in silenziosità dalla Koleos, che vanta pure un motore più potente. La Citroën C-Crosser svetta alla voce prestazioni. Buono il comfort della Chevrolet, mentre le sospensioni troppo soffici della Kia fanno quasi venire il mal di mare.